vigilia di Champions e campionato altamente spettacolare. Poi naturalmente farò video anche sulla Serie B e campionati esteri. Mi sono preso una giornata di pausa dai video su YouTube e ora facciamo questo approfondimento, no? Allora, io ho visto il derby domenica, appena rientrato dalla partita di eccellenza che sono andato a seguire per una testata giornalistica della mia città. Ho visto un derby e devo dire che dopo Inter-Atalanta ho visto un'altra grande partita. E soprattutto quando si parla di Roma-Lazio, ho visto forse il più bel derby, uno dei più bei derby da quando seguo il calcio, derby di Roma, da quando seguo il calcio. La Lazio lo vince con merito, senza dubbio. E, attenzione, io non dimentico il mio pronostico sulla Lazio. E vincendo questo derby, con Sarri che va sotto la curva, che si fa immortalare con l'Aquila Olimpia e tutto il resto, ragazzi, adesso vedrete come comincerà a giocare la Lazio. Perché il derby per questa squadra, attenzione, per questa squadra la vittoria nel derby potrebbe essere davvero una spinta eccezionale per pigliare la rincorsa e seguire la vetta della classifica. La Roma non mi sento di dire che ha giocato bene, che ha giocato male, cioè scusate, anzi, specialmente nel secondo tempo Reina ha fatto bellissime parate. Ci sono le lamentele di Mourinho, che per me ha ragione, perché quello su Zaniolo per me è calcio di rigore tutta la vita. Quello è un calcio di rigore grande quanto una casa. Lì sto con Mourinho, assolutamente. E purtroppo la Lazio ha vinto con merito, però purtroppo questo è un episodio decisivo, perché sull'azione seguente al calcio di rigore non dato alla Roma c'è il 2-0 della Lazio. C'è il gol del 2-0 della Lazio. E purtroppo con il VAR è vero che si sbaglia di meno, molto meno, ma quando si sbaglia gli errori pesano di più. Pesano di più perché, essendo di meno gli episodi, in una partita così finiscono per essere più determinanti. Non solo, ma finiscono anche con suscitare maggiori polemiche, perché una volta era una svista e buonanotte, ma adesso col VAR certe sviste non te le puoi permettere. Perché quello su Zaniolo per me è calcio di rigore, nel modo più assoluto è calcio di rigore. Poi non mi soffermo sull'espulsione di Leiva, io confesso di essere molto meno attento a certe dinamiche, specialmente quando non è in campo la mia Juventus. Però raga, merito alla Lazio, questa è un'iniezione di fiducia che vedrete dove porterà questa squadra. Perché signori, la Lazio è forte davvero. La Lazio, se ingrana, diventa davvero forte. Forse addirittura più del Napoli, secondo me. Forse addirittura più del Napoli. E queste le candidate allo scudetto sono essenzialmente tre, per come concepisco io il calcio. L'Inter, il Napoli, del quale ora parlerò, e la Lazio. Queste sono le maggiori favorite. Qualcuno mi ha imputato di sottovalutare il Milan. Signori, il Milan, l'obiettivo del Milan è confermarsi in Champions, perché lo sanno anche a Milanello che non sono una squadra da scudetto. Poi, per l'amor del cielo, nella storia del calcio i miracoli ce ne sono, e come? Non parlerei di miracolo per un eventuale scudetto del Milan, però francamente vedo almeno tre squadre che gli sono superiori, e forse lo è anche la Roma superiore al Milan, non lo so, vedremo.
E poi parliamo di Napoli. Non ho visto la partita perché stavo guardando l'IndyCar, l'ultima partita di IndyCar. Però, signori, 6 partite, 6 vittorie, 2 soli gol subiti. È inutile che io mi stia a ripetere. È inutile che io mi stia a ripetere sul discorso Napoli. Mi è parso di leggere tra le righe, correggetemi se sbaglio, ma non sono molto attento a certe dinamiche, una sorta di o sciopero o contestazione del tifo organizzato. Non so, non conosco i motivi, ma se il motivo, ribadisco, non mi stancherò mai di ripetere, se il motivo è il signor De Laurentiis, ragazzi, ma voi fatemi capire, ma lasciamo stare i tempi di Maradona e di Ferraino, ma voi, non ho capito, fatemi capire, rimpiangete i tempi di Corbelli? No, fatemelo capire. Che questo vi ha preso dalla Serie C e vi ha portato a lottare per lo scudetto. Non avete visto grandi nomi a Napoli? Ma come? Ma non siete gli stessi tifosi che vi vantate dei conti in ordine e vi lamentate dei debiti degli altri? No, fatemi capire. Perché se il Napoli è sano, dovete ringraziare una sola persona, il signor De Laurentiis. Poi ragazzi, vi andate a prendere questo Anguissa, pagato 2 lire, e che sta facendo un campionato strepitoso fino adesso. Nel frattempo siamo entrati in galleria. Fatto sta che ora siete primi in classifica. Signori, dimenticate, io non conosco, ripeto ancora una volta, il perché e il per come questa polemica con il presidente, il perché viene chiamato pappone e tutto il resto, io non lo so e sinceramente mi interessa poco saperlo. Però, signori miei, mai come quest'anno avete la squadra per vincere il campionato, mai come quest'anno, perché a differenza degli anni di Sarri, questa è una squadra che sbaglia poco. Che sbaglia poco. E ribadisco ancora una volta, gli scudetti si vincono con le piccole, non negli scontri diretti. Perché in un campionato a 20 squadre, con un livello medio, che dall'8° nono posto in giù, molto basso, questo campionato è una maratona. È una maratona dove vince chi sbaglia di meno certe partite, ergo con le squadre più piccole. Ok? Questo è quanto. E poi veniamo alla vigilia di Champions. Oggi giocano le Milanesi. L'Inter che gioca in casa dello Shakhtar. È il Milan che affronta l'Atletico Madrid. Attenzione, perché delle due chi ha più da perdere è l'Inter. Perché giocare in casa dello Shakhtar e non è come gli anni scorsi. Naturalmente l'Inter è molto più forte, assolutamente. Però attenzione, l'allenatore De Zerbi conosce l'Inter, conosce le squadre italiane, fa giocare bene le sue squadre, e lo Shakhtar, sì, è vero, ha perso in casa dei Moldavi, però proprio perché ha perso in casa dei Moldavi sarà motivato a fare una grande partita, perché a differenza delle squadre italiane, certe squadre di paesi come l'Ucraina, Polonia, anche il semplice approdo in Europa League come terze è tanta roba. Allora, se una nostra squadra in Champions arriva terza del girone e deve andare a farsi l'Europa League, lo consideriamo un mezzo fallimento, forse qualcosa in più. Per loro già arrivare agli ottavi per una squadra come questa è un enorme successo. Per noi è un fallimento, per loro è un enorme successo. Non solo, ma andare in Europa League e giocarsi tutte le sue carte, e
giocarsi tutte le sue carte, perché signori, non dimentichiamo che lo Shakhtar in Europa League ha spesso fatto benissimo. Quindi, avendo perso lo Shakhtar la prima partita, perché lo Shakhtar, parliamoci chiaro, fa la corsa sugli mondani, e come avendo perso lì e dando per scontato che vincerà la gara di ritorno, dove farà la differenza con lo Sheriff di Tiraspol? Nelle partite contro Inter e Real Madrid. Quindi vedremo una squadra motivatissima. Ecco perché questa per l'Inter è una partita pericolosa, è una partita pericolosa. Naturalmente io sono al 90 e anche qualcosa di più per cento l'Inter, proprio per, in virtù della sconfitta dello Shakhtar in Moldavia, l'Inter al 90% e oltre di possibilità di arrivare agli ottavi, assolutamente, se non ci arrivano quest'anno agli ottavi e non so quando ci arrivano più. E poi c'è il Milan Atletico Madrid. È chiaro che è una partita molto difficile, questo è chiaro ed evidente, che è una partita molto difficile questa con Ricolcioniros. Però il Milan per me ha le caratteristiche per battere l'Atletico in casa, per me ha tutte le caratteristiche. È vero, l'Atletico è una squadra che si basa sulla solidità dietro, sulla solidità, è una squadra che non sembra neanche una squadra spagnola, per come fa la fase difensiva, non sembra neanche una squadra spagnola, sembra più una squadra tedesca per come si difende, è una squadra che può fare molto bene, però è una squadra che col Milan può andare in crisi. Paradossalmente, mancando Ibra e Giroud, il Milan la metterà più sull'agilità, che è proprio il terreno dove l'Atletico va più in crisi. L'abbiamo visto con l'Atletico Bilbao, dove hanno sofferto le puntate degli avanti baschi, che non sono certamente potenti. L'unica cosa che saranno, vengono dalla sconfitta con l'ultima in classifica, e penso che avranno delle motivazioni abbastanza accentuate, perché, ma questo ci dice anche che è una squadra che soffre in trasferta, e non poco, perché sì, ha perso con l'Alavés, ma ha rischiato di perdere anche contro Getafe, contro non ricordo ora chi altro, comunque squadre non certo di primissimo piano in Liga. Per me il Milan può farcela, e se il Milan riesce a battere l'Atletico Madrid, avendo l'Atletico pareggiato in casa col Porto, e la cosa si fa interessante, perché per me nel doppio confronto col Porto il Milan, udito udito, può fare 6 punti. Se il Milan batte stasera l'Atletico Madrid, per me si qualifica, perché io sono convinto che il Milan contro il Porto fa 6 punti. Detto questo, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao.